Le infrastrutture sono state al centro del convegno organizzato dai sindacati confederali per fare il punto sul patto per lo sviluppo della Toscana siglato nei mesi scorsi con la Regione. Partendo da un dato, aprire i cantieri per le opere già finanziate garantirebbe al territorio 8 miliardi di euro di investimenti e di dare lavoro a 100.000 persone in più. Fare veloce senza aspettare le litanie delle elezioni, noi è questo il messaggio forte da uscire oggi. Siamo uniti, tutta la Toscana e il lavoro c'è, serve rimettere in moto la Toscana e che la Toscana non cresce più. E questo è il messaggio forte del patto, quindi fare, fare bene, fare subito. Un piano vero, reale, con degli impegni specifici su materie che sono caldissime, tipo le infrastrutture, i trasporti, la logistica, l'artigianato, cioè la piccola e media impresa, che sicuramente è da sostenere anche da un punto di vista creditizio maggiormente, perché abbiamo avuto una flessione anche notevole in alcune realtà tradizionalmente molto valide, e soprattutto formazione e lavoro buono. Bisogna, come dire, crearlo il lavoro nuovo e quindi fare degli investimenti per produrre, quindi per fare in modo che anche le imprese inizino a investire, e le infrastrutture sono l'elemento essenziale che determina ovviamente anche la capacità delle imprese di investire, ma anche la capacità degli stessi imprenditori di venire a investire nei nostri territori. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha sottolineato come sul tema delle infrastrutture in Toscana ci sia identità di vedute tra la Regione e tutte le parti sociali. Spero che dopo queste nostre sollecitazioni il Governo nazionale, con cui abbiamo già avuto rapporti con la nuova Ministra delle Infrastrutture, anche tramite il Presidente del Consiglio, con cui sto cercando di avere un incontro, ci convochi e ci dia chiarezza su questi punti fondamentali. Se l'avremo, penso che ai cittadini della Toscana presenteremo un'idea di sviluppo ambientalmente compatibile che è necessaria per continuare a governare questa regione.